Perché il Velox Killer di Via di Sotto è un capitolo non ancora chiuso qui nella città di Pescara? Intanto perché il Comune non si è accontentato di aver fatto più di 20.000 sanzioni alle stesse persone che chiedevano sicurezza, ma sta adesso impugnando le sanzioni, anzi le sentenze dei giudici di pace, e portando le persone in tribunale perché appunto non condivide questa sentenza del giudice di pace. In realtà, vedendo le carte, abbiamo visto che nel contratto che il Comune di Pescara ha firmato con l'azienda che ha noleggiato questi autovelox è scritto che il contratto si intende appunto risolto in caso di dimostrazione che il mezzo non è omologato, che è esattamente quello che i giudici di pace stanno rilevando nelle sentenze. Allora ci chiediamo, e abbiamo presentato un'interrogazione a risposta scritta questa volta, se il Comune di Pescara, anzi perché il Comune di Pescara chiede ai cittadini di dimostrare in tribunale ciò che invece egli stesso ha voluto appunto scrivere nel contratto direttamente. È un aspetto che crediamo sia molto rilevante da dover subito chiarire. Avete detto in conferenza stampa che resterete sempre accanto ai cittadini in questa battaglia. Sì, perché in realtà parliamo anche qui di Via di Sotto, è una strada che ha chiesto sempre sicurezza e è stata sanzionata perché chiedeva sicurezza, perché mettere un limite di 30 km orari senza sostanzialmente preavviso in un quartiere che ha sempre chiesto sicurezza non è un tentativo di mettere appunto in sicurezza una strada, tanto più che poi il Comune ha ammesso che l'esperimento è fallito perché dopo appena 6 mesi ha tolto l'autovelox. Quella è una strada che merita tanta attenzione e va ridotta la velocità sulle strade della nostra città, ma in questo caso si è scelta invece la via della punizione negli stessi residenti che chiedevano sicurezza.